In questo video impareremo insieme come giocare a Yo-Kai, gioco di Julien Griffon per 2-4 giocatori, una durata di circa 20 minuti, edito da Playa Game Edizioni. Gli Yo-Kai, questi spiriti giapponesi, a inizio partita saranno disposti in maniera casuale e disordinata. Scopo del gioco è cooperare fra tutti i giocatori al tavolo in maniera che al termine della partita gli Yo-Kai di colori simili siano disposti vicini l'uno all'altro. All'interno della scatola troveremo 16 carte Yo-Kai suddivise in 4 tipologie e per ogni tipologia troveremo 4 carte uguali. 4 Rokuro Kubi, donne dal collo lungo, 4 Kitsune, volpe, 4 Oni, demone e 4 Kappa, figlio del fiume. 14 carte suggerimento, 4 a un colore, 4 a 3 colori e 6 a 2 colori. 6 carte affinità e 3 carte obiettivo. Per prima cosa suddividiamo le carte suggerimento in base al numero di colori presenti, quelle da 1, quelle da 2 e quelle da 3 colori. Mescoliamo separatamente ciascun mazzetto a faccia in giù. Per una partita a 2 giocatori ne selezioneremo quindi rispettivamente 2, 3 e 2 da ciascun mazzetto. In 3 giocatori diventeranno 2, 4 e 3. Infine, in 4 giocatori diventeranno 3, 4 e 3. Mescoliamo quindi tutte le carte indizio appena selezionate fra di loro senza guardarle e formiamo un mazzetto a faccia in giù su un lato del tavolo. Mescoliamo ora a faccia in giù le 16 carte Yo-Kai e disponiamole al centro del tavolo in una griglia 4x4. Posizioniamo a fianco della griglia il nostro mazzo dei suggerimenti creato in precedenza. E infine selezioniamo il primo giocatore. In Yo-Kai, il primo giocatore sarà colui che più recentemente ha percepito la presenza di uno spirito. Siamo ora pronti per iniziare. In Yo-Kai la comunicazione è molto limitata. I giocatori, infatti, non potranno parlare né del colore né della posizione degli Yo-Kai che hanno visto durante il proprio turno. Nel proprio turno, un giocatore deve eseguire queste tre azioni in quest'ordine. La prima è guardare due carte Yo-Kai. Il giocatore seleziona due carte a suo piacere dal centro del tavolo, le guarda segretamente e le rimette al loro posto, ad esempio in questo modo. È possibile selezionare la seconda carta anche dopo aver già guardato la prima carta. La seconda azione è spostare una carta Yo-Kai. Il giocatore seleziona una carta tra quelle al centro del tavolo e non importa se l'abbia già guardata o meno in precedenza e la sposta in maniera che finisca sempre adiacente a un'altra carta che è presente al centro del tavolo. L'unico vincolo per eseguire questa azione è che al termine dello spostamento tutte le carte risultino comunque connesse fra di loro. Scegliere questa carta e piazzarla ad esempio in questo spazio crea due gruppi separati fra di loro e quindi è proibito eseguire questo tipo di azione. Scegliere invece questa carta e posizionarla ad esempio in questo spazio lascia comunque tutte le carte connesse fra di loro e pertanto è una mossa permessa. La terza azione, infine, chiede di rivelare o assegnare una carta suggerimento. Per rivelare una carta suggerimento, semplicemente si pesca la prima dal mazzo dei suggerimenti e la si mette scoperta a fianco dell'area di gioco. Assegnare invece una carta suggerimento significa prelevare una delle carte suggerimento precedentemente rivelate e piazzarla scoperta su di una carta presente sull'area di gioco. Da questo momento la carta sotto di essa non potrà più essere né guardata né spostata. Attenzione, è fondamentale selezionare con cura le carte suggerimento da assegnare. Esse infatti forniranno informazioni ai compagni di gioco circa il colore dello Yo-Kai che è posto sotto di essa. Quelle a un colore indicheranno esattamente il colore dello Yo-Kai poste sotto di esse. Quelle a due colori significano che uno dei due colori è il colore dello Yo-Kai posto sotto di essa. Infine, quello a tre colori dà un'incertezza sui tre mostrati. È possibile comunque che capitino degli errori nell'assegnazione delle carte suggerimento. Questi, oltre a dare informazioni errate ai compagni di gioco, comprometteranno il punteggio finale a fine partita. La partita può terminare in due modi.
Il primo è che un giocatore, anziché effettuare il proprio turno, dichiara che gli yokai sono ora placati. Il secondo, invece, è che l'ultima carta suggerimento sia assegnata. Si procede quindi a rivelare tutte le carte yokai, facendo attenzione a non spostare le carte suggerimento poste sopra di esse. In questo momento, se gli yokai sono raggruppati per tipologia, allora la partita è vinta e si procede a calcolarne il punteggio. Nel caso invece così non fosse accaduto, la partita risulta persa. Vediamo ora come calcolare il punteggio di una partita. Guadagniamo un punto per ciascun suggerimento assegnato in maniera corretta. Perdiamo invece un punto per ogni suggerimento assegnato in maniera errata. Guadagniamo due punti per ciascun suggerimento rivelato ma non utilizzato e guadagniamo 5 punti per ciascun suggerimento non rivelato. In questa partita guadagniamo quindi 1, 2, 3, 4 punti per suggerimenti corretti, perdiamo un punto per suggerimento errato, guadagniamo 2 più 2 per suggerimenti rivelati e non utilizzati e guadagniamo 15 punti per 3 suggerimenti non rivelati. Il nostro totale è quindi di 22 punti. Sfruttando poi questa tabella, scopriamo che la nostra partita a 4 giocatori ha conseguito una vittoria leggendaria. Man mano che miglioreremo la nostra esperienza giocando a yokai, potremo decidere di aumentare il livello di difficoltà per rendere la sfida sempre più interessante. Quello che abbiamo appena visto, ovvero sia le regole base, appartengono a quello chiamato livello 1. Il livello 2 introduce le carte affinità. Si mescola faccia in giù il mazzo delle carte affinità e il primo giocatore dovrà guardare segretamente una carta e solo lui potrà conoscerne il contenuto. Tale carta riporterà due colori di yokai che dovranno risultare adiacenti al termine della partita. Per il livello 3 si utilizzano le regole base, ma le carte suggerimento, anziché essere rivelate e affiancate fra di loro, saranno posizionate in maniera sovrapposta l'una all'altra. Solamente l'ultima carta suggerimento sarà di volta in volta quindi assegnabile. Per il livello 4 le carte suggerimento non dovranno essere rivelate, ma solamente piazzate a fianco dell'area di gioco. Quando vorremo assegnare una carta suggerimento, la piazzeremo sempre su una delle carte yokai e al termine della partita sarà considerata comunque assegnata in maniera corretta. Questo però comporta che non forniremo alcuna informazione agli altri giocatori. Per il livello 5, infine, si seleziona insieme una delle tre carte obiettivo. La forma del piano di gioco dovrà al termine della partita essere quella rappresentata dalla carta obiettivo stessa. Sottolineiamo comunque che se per il livello 2 o il livello 5 non sono rispettate le condizioni date dalle carte, la partita deve essere considerata persa. È possibile inoltre regolare ulteriormente il proprio livello di difficoltà. Per rendere la partita più difficile, è possibile rimuovere una o più carte da un colore dal mazzo dei suggerimenti e sostituirle con lo stesso numero di carte da tre colori. Viceversa, per rendere la partita più semplice, è possibile rimuovere una o più carte da tre colori e sostituirne lo stesso numero con carte da un colore. Infine, potreste decidere di consegnare segretamente a ogni giocatore una carta affinità. Al termine della partita, tutti i requisiti di tale carte dovranno essere soddisfatti. Se lo desideri, trovi sull'ultima pagina del libretto una tabella su cui annotare tutti i traguardi che hai raggiunto.